Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mianza, benvenuti in questo nuovo video di Violent Hearts. Continua con la storia. Il loro viaggio li avrebbe portati a Reims, dove finalmente avrebbero rintracciato lo sfuggente barone e il suo zeppelin. Eravamo stati salvati da Anne, la belga, con la macchinina. Bello, bello, bello. Mi piace proprio. Come stile, come tutto. Che brucio di culo. Discretamente. Ok, quindi siamo freddi, eh? Ok, allora devo fare in tempo a salire. Tipo adesso. Via. Forza di corsa, senza guardarsi indietro. Porca merda. Oh! Spacca tutto, Emil. Freddy, scusa. Non riesci a prenderlo, non ci riesci, devi andare più in alto. Oh, quindi andiamo nella cattedrale? Saliamo sulla cattedrale? Arriviamo vicino alla cattedrale. Wiggle, wiggle, wiggle. Ok, andiamo. Allora, calmi, qui c'è un po' di confusione. Allora, vai te, cagnolino. Piglia lui. C'è bisogno del tuo aiuto. Lo so, un attimo. Mi porti anche questo, grazie. Grazie. Ok, che cos'è quello? Volantino pubblicitario. Mentre la guerra infuriava, la vita nelle città continuava e le aziende pubblicizzavano i loro prodotti, spesso sfruttando l'immagine dei soldati per incrementare le vendite. Questo volantino promuoveva l'acquisto di buoni del tesoro per sostenere il governo nello sforzo bellico. Io entro un attimo. Allora, qua ci posso salire. Qua c'è qualcosa. Ok, perfetto. Trascino questo così puoi uscire. Ah, ok, trascinalo ancora, trascinalo ancora. Perfetto. E allora adesso io lo prendo. Seguimi, cane. Proviamo a salire un attimo. Allora, cosa c'è qui? Il fronte interno. Con quasi tutti gli uomini abili al fronte, donne, anziani e bambini furono impegnati in modo massiccio nell'industria bellica. Se l'Inghilterra già nel 1918 concedeva il voto alle donne sposate e con più di 30 anni, esteso a tutte nel 1928. In Italia per il suffragio universale si sarebbe dovuto attendere il 1946. Sì, quindi tutti, tutti, tutti al lavoro. Ok, tagliala, taglia, taglia, taglia. Perfetto. Perfetto. Fammi prendere per... Urca merda. Cos'è questo? Certificato di madrina di guerra. Per risollevare il morale dei soldati, tanto in Italia quanto in altri paesi, molte donne non sposate né fidanzate si offrirono di sostenere i soldati senza famiglia. Le cosiddette madrine di guerra inviavano ai loro figliocci lettere e pacchi che spesso contenevano indumenti realizzati da loro o altri beni. Non la sapevo questa cosa. Prendilo e andiamo via. La cattedrale di Reims. La città di Reims fu devastata dalla guerra il 19 settembre 1914, il giorno del mio compleanno. I tedeschi, ritirandosi dalla città, incendiarono la cattedrale, che in precedenza era già stata bombardata da Zeppelin e mortai. Io adesso non gli posso dare nessuna mano. Ah, ok, qua ha bisogno di quello che ho io in mano. Ok, vai. Fortuna che hai già in bocca l'asta. Gira pure, gira, 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 gira. E dagli una mano. Perfetto. Vabbè, proprio... Ok, così tu puoi fuggire alla grande. Ah, ok, ne mancano un paio. Ok, perfetto, vedete, li ho aiutati. Lui adesso non mi può venire a dare una mano, ovviamente. Quello là purtroppo è morto. Ok, adesso ce la facciamo, secondo me. Sì che ce la facciamo, alla grande, cazzo, alla grande. Perfetto.
Perfetto. Il vecchietto. Io scendo, eh. Allora noi scendiamo. Allora, qua non c'è qualcosa. Non c'è qualcosa, non c'è niente più che altro. Ok, cos'è questo? Libretto personale. Libretto personale di un soldato inglese che conteneva anche disposizioni pratiche come l'ultima volontà e il nome di indirizzo della persona da contattare in caso di morte. Ok. Proseguiamo. Dimmi, cosa c'è? Perché vai? Stai abbaiando. Mamma mia, qua è stato distrutto tutto. Eccolo il. Ok, oddio, cosa ce l'ho fatto? Esplode, gli esplode. Perfetto. Un attimo, un attimo, un attimo. Questo qua centrale. Veloce. Arrivo, calmi. Ok, perfetto, io ho chiuso tutto in faccia, in testa, così adesso non può. Ma cosa fa? Chiama. Ancora non riesco a catturarlo, sto bastardo. Il barone. Ok, Freddy. Ciao. Tocca a te adesso, il tuo turno. Boss fight. La mamma. E mo? C'è qualcosa che posso fare? Ah, ok, ci sono queste che non esplodono. Allora, vediamo. Ah, devo tirare ai motori. Perfetto, non avevo capito. No, ho ciò. Questa mi uccide. Porca puttana! Perfetto. Perfetto, un motore è andato, perché l'ho tirato direttamente nel buco. Che detto così, sembra un po' strano. Questo purtroppo non riesco a tirarlo direttamente, perché l'elica veniva proprio contro di me. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, forse no. Esplodi? Ce l'abbiamo fatta. Sì. Ma dove volete scappare? Non avete più i motori? Non riesco a scappare. Ce la fanno? No, sbattono? Non lo so. Forza, Anna, forza. Non ce la fanno. Capitolo 2. La terra squassata. Quindi non è finita. Ok, 9 mesi prima addirittura, quindi facciamo. Anna studiava per diventare veterinaria prima dello scoppio della guerra. I tedeschi erano a 30 km da Parigi quando ricevette una lettera del padre. Era in buona salute, ma le implorava di non tornare in Belgio fino alla fine della guerra. Ok, quindi adesso siamo Anna. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Come mai, Annina? 6 settembre 1914, Parigi, Francia. Ora io dimmi come cazzo faccio a prendere quei due collezionabili lì, vorrei sapere. Vediamo se riesco a lanciare. Ok, perfetto. La chiave è mia. Ok, l'orologio è caduto, lo andrò a prendere.
Ok, taxi verso Parigi, la Marna, taxi parigini sotto sequestro. Ecco l'orologio. Cinturino rotto, perfetto. Ho recuperato già gli oggetti che dovevo recuperare. Vediamo un po'. I tedeschi alle porte. Nel settembre 1914 i tedeschi arrivarono a meno di 40 km da Parigi. Il governo si era già rifugiato a Bordeaux, dando per certa la caduta della capitale. A nord, buona parte del Belgio era già sotto occupazione tedesca, ma 75.000 uomini al comando del re riuscirono a mantenere il controllo della città di Ypres e il fiume Isère. Ce n'era un'altra, mannaggia la puttana. Ecco, il taxi diretto sulla Marna. Il 6-7 settembre il generale Gallieni requisì 630 taxi parigini per collocare rapidamente le truppe sulla Marna. Anche se il numero di soldati trasportati in taxi fu eseguito, 4.000, vabbè, perfetto. Beh, una bella cosa. Manca una ruota. Allora, piglia la ruota. Piazzala qui. Allora, io ho una chiave inglese a X. Ah, ecco. Ne avevo viste tutte queste. Allora, un secondo, prendo questa. Così abbasso la macchina, poi prendo quella a triangolo, che non ci sta, come cazzo sta? Un secondo, questa bambina si è fatta male, non so perché. Dimmi, ti aiuto io. Ok, molto tranquillamente credo. Perfetto. Vabbè, è un giochino semplice, per ora. Suppongo che quando dovrò farlo sarà molto più difficile. Ok, vediamo un po'. Ho preso una bottiglia. Però mi serve una chiave inglese. Non saprei dove trovare la chiave inglese triangolare, ragazzi. Scusami, però adesso qua. Quella non era triangolare. Ok. Siamo pronti per partire? Alla grande. Si parte. Partiamo, Anna. Partiamo. Oh, guarda. Non vorrei fare paragoni affrettati. Ok, adesso dovrò fare lo stesso giochino di prima. Sempre una musica bellissima. Cos'è sto telefono? Borgo zio! Consiglio, cos'è sto telefono? Borgo zio! Cos'è sto telefono? Borgo zio! Zio! Zio, sono cosa, cane. Siamo andati bene qui. Sì, brava Anna, brava Anna, cazzo. Sette Guidatrice settembre provetta. 1914. I taxi viaggiarono tutta la notte e Anna era entusiasta di aiutare i soldati a raggiungere il fronte. Brava Anna, Una così si volta fa. giunta a destinazione, Anna si trovò davanti agli occhi la terribile verità. Ovvero la morte. 7 settembre 1914, Marna, Francia. 'C'è gente che ha bisogno. Ok, curiamo questo. Urca boia. Mi ha fatto un po' senso. Perfetto. Bravissimi noi a curarlo.
Perfetto, signori. L'abbiamo curato. Siamo degli eroi. Trascorsero 7 mesi, nei quali Anna, spinta dalla compassione, si dedicò anima e corpo a curare i feriti e gli ammalati. Ogni vita salvata era una piccola vittoria. Bravo. Contro la guerra. Bella cosa. Il conflitto, tuttavia, continuava a imperversare. Ovviamente. Non la salverai di certo te in questo modo. Però dai una grandissima mano, Anna. Ok, signori, fermo qui questo episodio. Spero vi sia piaciuto. Continueremo esattamente da questo punto la prossima volta. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.